Ben trovati a questo nuovo appuntamento, questa nuova puntata di Teleconsiglio Regione, la seduta del 4 ottobre. Tra gli argomenti, l'abbiamo visto dal sommario, le terme della Toscana, il Consiglio regionale ha approvato la legge che permette alla Regione toscana di attuare politiche di promozione e di sostegno al settore termale. Unanimità in aula in Palazzo del Pegaso sulla legge di modifica della normativa regionale sul termalismo, illustrata dal primo firmatario Marco Nicolai. Il provvedimento, approvato con 33 voti a favore, si compone di due articoli. Nel primo si specifica che la Regione attua le proprie politiche di promozione e di sostegno al settore termale attraverso il Programma regionale di sviluppo, il PRS, soprattutto mediante progetti di riqualificazione del patrimonio idrotermale e di rigenerazione urbana. Con il secondo articolo invece si approva l'elenco dei 23 comuni termali della Toscana. Sono anni che noi chiediamo alla Regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo Terme di Montecatini e SPA, soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Probabilmente c'è stato un incontro fra Corte dei Conti e Presidente Gianni in cui la Corte dei Conti ha credo dato il via libera alla possibilità che la Regione acquisti il tettuccio e eventualmente il Comune acquisti gli immobili che riterrà opportuni e strategici per l'amministrazione stessa compatibilmente con le risorse ben più limitate del Comune rispetto alla Regione. E quindi, ancora una volta, si profila una possibile soluzione che il centrodestra, in particolar modo Fratelli d'Italia, aveva già proposto nei mesi e negli anni scorsi. Ah, io sono soddisfatto che finalmente, a distanza di anni dalla mia proposta, si inizia a parlare di terme della Toscana. Quello è l'obiettivo al quale da tempo lavoro. Credo che serva un unico sistema di promozione, servano risorse, serva il fatto che la politica delle terme della Toscana entri a far parte del piano regionale di sviluppo, una programmazione che possa attivare fondi comuni comunitari, da una parte promuovere il prodotto termale della Toscana, ma nel contempo avviare un grande percorso di rigenerazione urbana delle città, soprattutto quelle che sulle terme hanno costruito gran parte del proprio sviluppo urbanistico, perché dentro quella rigenerazione urbana ci sta qualità, ci sta benessere, c'è un'opportunità di rilancio e di sviluppo, non si può perdere diciamo, il treno dei finanziamenti comunitari per avere città che possano fondamentalmente eh, garantire un'offerta turistica e termale di altissimo livello. E di grande qualità. Tratta essenzialmente di assimilare alla, i comuni termali ai comuni eh, che hanno comprensori sciistici. Unitamente a questo, abbiamo approvato anche un ordine del giorno dove eh, si tratta di rigenera della rigenerazione urbana anche dei comuni termali perché, insomma, al di là di quelli che eh, hanno stabilimenti di proprietà regionale, ci sono molti altri comuni che sono in difficoltà. E poter prendere atto anche con dei fondi europei, cercare delle proposte turistiche adeguate, insomma, riuscire anche a creare un filone turistico eh, unitario, tipo turismo termale in Toscana, sicuramente può por portare un grosso beneficio a, a questo settore in difficoltà. Tante parole e pochi fatti. Cioè... PDL si, si dice che si farà questo, si farà quello, però in, in che modo si farà ancora non si sa, forse un po' come nelle aree interne eh, con i contributi europei, però quando non si sa. Ora io vengo da Montecatini, ovviamente mi preme eh, il termalismo di quella città che è entrata anche a far parte dell'UNESCO e rischia che gli stabilimenti vadano in liquidazione perché l'11 di ottobre... Ci sarà un giudizio proprio su questo fatto. Io la prima volta che feci una proposta di legge su questo era il 2018, ancora c'era il governatore Rossi. A quei tempi trovavo, trovai anche i soldi per acquistarlo, perché invece di comprare l'ex Mayer... La Regione poteva benissimo acquistare il tettuccio e avrebbe risolto forse i problemi che sono venuti successivamente perché poi sono passati altri quattro anni. Approvato con voto unanime anche un ordine del giorno del Partito Democratico, primo fermatario è il presidente della Commissione Aree Interne Marco Nicolai, che impegna la Giunta Regionale a prevedere adeguate misure di sostegno e promozione del settore termale con l'attivazione di progetti di rigenerazione urbana delle città termali a partire dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il sostegno del turismo termale attraverso un coordinamento dei comuni con la realizzazione di un prodotto turistico omogeneo e valutando la valorizzazione di un marchio comune Terme di Toscana. La nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. Noi scendiamo chiaramente nella nostra legislatura anche un po' più nello specifico, per noi la questione è intervenire sulla rigenerazione urbana, ci sono molti immobili abbandonati o sfitti che ovviamente hanno bisogno di essere rigenerati, la questione della promozione, lanciamo l'idea di un marchio terme di Toscana con il coordinamento dei 23 comuni, chiediamo ovviamente un'attenzione per tutto ciò che è strutture ricettive e commerciali connesse a questi agli stabilimenti termali e poi in generale un focus per quelli che sono gli stabilimenti termali di proprietà regionale, anche se ovviamente in questi 23 comuni gli stabilimenti termali sono sia pubblici che privati. Il lavoro è in campo, e chiaramente ogni stabilimento termale è una storia a sé, anche per quanto riguarda gli stabilimenti termali dove ci sono o c'erano partecipazioni regionali, la regione Sta lavorando a affrontare una situazione indubbiamente complicata. Il nostro atto, che abbiamo collegato alla legge, individua il tema della salvaguardia dei livelli occupazionali e della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale che è di queste società e si trova in questi territori. E noi pensiamo che la Regione, la Giunta Regionale, si stia muovendo per salvaguardare questo duplice obiettivo. Le RSA, le residenze sanitarie assistite, nel periodo della pandemia sono state tra le più colpite, alcuni di loro rischiano seriamente la chiusura. Il Gruppo della Lega ha pertanto presentato un'interrogazione in merito alla situazione di emergenza appunto, delle residenze sanitarie assistite. Presentata dal Gruppo della Lega, in particolare dal consigliere Giovanni Galli, un'interrogazione urgente in merito alla situazione di emergenza in cui si trovano le RSA toscane. Quali sono, chiede il consigliere della Lega, le intenzioni dell'amministrazione regionale e cosa intende fare nel breve termine per scongiurare il rischio collasso del sistema delle RSA convenzionate? Intanto partiamo dal fatto che le residenze per anziani si sono presi in carico. I pazienti, quando questo spettava all'azienda all sanitaria, eh, hanno sostenuto so costi eh, eccessivi durante il periodo del Covid perché anche tutto il materiale sanitario per quanto riguardava la vestizione, per quanto riguardava le mascherine, per quanto riguardava i rifiuti tossici erano tutti a carico delle residenze per anziani. E che cosa hanno ricevuto in cambio? 3 euro per ogni paziente, cosa che ci, questo li ha messi in notevole difficoltà. Poi dopo che cosa c'è? Eh, il discorso anche dell'adeguamento della quota sanitaria. Noi non chiediamo in questo momento, o perlomeno chiediamo che si mettano a un tavolo per poterlo ridiscutere, ma quello che più ci preoccupa è che dal 2011 non è stato fatto l'adeguamento dell'Istat per, 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 per tutti questi anni, per cui anche in questa circostanza... Eh, chiediamo all'assessore come pensa poi dopo di poter rispondere a queste cose. Eh, non ultimo purtroppo la crisi energetica, la crisi energetica che li ha colpiti in maniera decisiva, forte, perciò chiediamo e stiamo chiedendo insistentemente... Un tavolo nel quale l'assessore, eh, oltre a tutti i numeri che ha snocciolato in, in Consiglio regionale, ha, si metta ad un tavolo ad affrontare con i diretti interessati quelle che sono le problematiche. La risposta è stata di un, da parte de, della Giunta. È stata una risposta con aumento delle, delle rette, con un riconoscimento dei posti, di un, di un risarcimento per i posti tenuti vuoti a causa del Covid. Ovviamente in questo periodo tutti i settori hanno dei danni ingenti per il cario energetico, le RSA, dalle vetrerie alle RSA, al terzo settore tutto. Non c'è un, un settore che non, si, che non sia colpito da questo e su questo ci devono essere dei provvedimenti europei e nazionali per la tutela, se no evidentemente la Regione non ha strumenti economici. Ho sentito poi in Consiglio delle cose fantasiose che vabbè, non, meritano neanche, eh, non meritano neanche commento, ma è evidente che l'elemento da parte nostra è quello della tutela, soprattutto dei soggetti locali e legati al terzo settore che garantiscono qualità, garantiscono vicinanza e per, per, per noi è fondamentale la tutela delle persone che sono a passare gli ultimi anni della propria vita. Nel... Antifascismo approvata all'unanimità la modifica allo Statuto della Toscana. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato, anche in seconda lettura all'unanimità, la modifica allo Statuto della Regione toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale, in opposizione a ogni sistema politico e di principi dittatoriale o autoritario che riproponga metodi propri del fascismo. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto sono state aggiunte le parole promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. È una, un principio di carattere culturale, ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula sia riconosciuta su un valore, un valore che denota... Le nostre origini, il Pegaso e denota il fatto che dentro una cornice unitaria, tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Abbiamo eh, convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, eh, considerandola un'occasione perduta per la Regione Toscana e per tutti i Toscani. Perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando. Partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo, dell che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo, volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana e a 100 anni dalla Marcia su Roma e quasi 80 anni dal 25 aprile 1945, essere capaci di essere figli del nostro tempo. È un'occasione parziale, non raccolta compiutamente da parte nostra, ma abbiamo votato convinta. È patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento e direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto eh, che mentre la Costituzione Repubblicana. Prevede 12 principi eh, generali. Invece, per quanto riguarda, ad esempio, l'articolo 4, le finalità della regione toscana, si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione toscana. La Toscana è antifascista da, da sempre, dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente mettiamo, lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso Alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma. Metterlo all'interno dello Statuto sia un fatto simbolico e, fo e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da acquistare. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale che inserisce nel nostro Statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Credo che oggi eh, questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello statuto, debba sì, da un lato denotare unità di intenti e come dire, una condivisione di quelle che sono le, le regole democratiche che ormai fanno parte della nostra, del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti hanno, si sono rivelati, eh, come dire, quasi eh, Quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Un conto è il contesto valoriale su cui ci dobbiamo muovere, le finalità sulle quali nessuno discuse. L'altro, invece, è darvi attuazione. Ed oggi io credo che il pragmatismo e la concretezza debbano caratterizzare maggiormente l'azione della Regione. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcune. Eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece, di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente, è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e eh, tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica a confessionale e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valori di tutti, noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone. E in Consiglio regionale si è parlato anche dell'ennesimo incidente mortale negli ambienti di lavoro, in questo caso del giovane rider morto a Firenze, dalla Toscana arriva la richiesta di un intervento del governo centrale. Serve una legge nazionale a tutela dei lavoratori, a chiederlo alla regione toscana in seguito alla tragica morte a Firenze del rider Sebastian Galassi, un giovane di 26 anni. Ma evidentemente torniamo a ripetersi e a piangere dei morti troppo spesso, vittime sul lavoro o vittime su un lavoro che molte volte viene sfruttato e che forse il lavoro non è. E quindi serve una riflessione seria, non serve un approccio demagogico, non serve piangere il giorno dopo. Serve istituire delle normative che possano veramente garantire le persone che lavorano. Il lavoro è sotto tanti punti di vista e sotto tante sfaccettature, è un lavoro che oggi nella modernità assume caratteristiche nuove. Quindi servono nuove normative, nuove tutele, nuove garanzie per dare dignità a quello che ovviamente serve alle persone per vivere. E questo accentua ancora di più il divario tra chi. I... quotidianamente magari senza alzarsi dal proprio divano percepisce un sostegno, un sussidio e chi magari fatica per poche centinaia di euro a fine mese e questo crea uno squilibrio sociale inaccettabile. E noi stiamo provando in tutti i modi a far applicare la norma che noi abbiamo messo in campo sulla formazione e sulla sicurezza dei fattorini digitali. Ogni volta che un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna perde la vita, Ognuno di noi deve porsi delle domande e cercare di poter far meglio. Quella legge va applicata, va applicata fino in fondo. Bisogna aprire ancora più canali di dialogo, in questo caso con le società di delivery, eh, con tutti coloro i quali purtroppo offrono un lavoro ancora precario e con un livello di retribuzione non adeguata. Eh, le parole lette anche in questi giorni, la necessità di queste ragazze e di questi ragazzi di prendere sempre più ordini perché altrimenti l'algoritmo li metteva fuori è qualcosa che richiede una norma nazionale. Noi l'avevamo predisposta, non siamo riusciti ad andare in fondo. Eh, credo che qui davvero serva un salario minimo e serva che ci sia eh, la stabilizzazione, non possono essere precari ma devono essere inseriti con una forma di contratto che gli dia garanzie di tutela e di sicurezza. Questo dobbiamo farlo noi ma devono farlo soprattutto a livello nazionale e spero che questo nuovo esecutivo se ne faccia carico presto. Beh, che dire intanto vicinanza alla famiglia ovviamente e che si può dire che l'ennesima morte sul lavoro, perché di questo si tratta. Questi ragazzi che devono correre come pazzi per rispettare questo algoritmo che purtroppo succedono queste tragedie. È un lavoro nuovo, del nuovo millennio, con queste multinazionali che tendono solo a fare profitti e forse c'è bisogno di normarlo in maniera adeguata. Mi pare un tema che anche il Consiglio regionale ha affrontato più volte, quello dal lato ovviamente soprattutto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo approvato una norma, è stato avviato un lavoro da parte dell'assessorato importante per individuare quelli che sono i rischi più connessi e per aumentare il livello di sicurezza, ma evidentemente la tutela di chi lavora, di chi fa il rider ancora è assolutamente insufficiente e quindi sia da parte della Regione che ovviamente anche da parte del Governo dovranno essere adottate nuove misure che portino, d'intesa con le organizzazioni sindacali, a rafforzare gli strumenti di tutela per questo che deve essere un lavoro e non può essere un, un momento in cui si mette a rischio la vita di tanti ragazze e ragazze che, che sono a lavorare e non devono essere a rischiare la loro vita. Il cordoglio innanzitutto alla famiglia e ai cari di questa persona, di questo lavoratore che ha perso la vita eh, nel, nel proprio lavoro. Dobbiamo continuare. A mantenere forte e alta l'attenzione sugli incidenti e sul lavoro, soprattutto per quelle categorie che sono maggiormente esposte. Dalla ripresa eh, del lavoro in presenza, con eh, l'alleggerimento eh, diciamo, delle misure pandemiche, abbiamo assistito a un incremento. E quindi il fatto che questo problema sia tutt'altro che sopito e deve essere alla nostra attenzione non solo come legislatori ma anche come istituzioni. Tutto il mio cordoglio è quello del Movimento 5 Stelle alle persone che lasciano la vita nell'esercizio del proprio lavoro. Non è possibile che noi ci troviamo a parlare ogni volta di di normative quando abbiamo di fronte un ragazzo che perde la vita. Dobbiamo fare dei momenti di pace, cioè momenti in cui resto, prima che succedano certe cose, mettere mano a una manifestazione. La riforma è competenza nazionale, davvero mi auguro che tra le mille cose che il nuovo governo dovrà fare, vi sia anche questa. La modifica allo statuto del Consiglio regionale si va verso una modifica del regolamento dell'Aula del Consiglio. Dal mio punto di vista, è l'ora di rimettere in modo serio mano alla riforma dello statuto e del regolamento, di lavorarci. In Commissione abbiamo assistito a una pagina non proprio bella perché siamo passati dalla proposta di una Commissione speciale a un gruppo di lavoro interno alla prima Commissione. Cerchiamo di darci da fare tutti quanti per rendere più moderni gli strumenti del nostro CIRE. Io credo che sia una prospettiva auspicabile. Ci sono alcuni aspetti, certamente non quelli fondativi che possono essere, anzi forse debbono essere rivisti. In prima commissione stiamo già elaborando un percorso che ci porterà a breve ad un gruppo di lavoro che andrà a modificare il regolamento dell'Aula del Consiglio regionale. Credo che la modifica del regolamento possa essere visto come un primo passo per poi affrontare anche aspetti più importanti come quelli della modifica dello Statuto. Occorre anche capire eh, che oggi, e le urne lo hanno dimostrato eh, una settimana fa, eh, magari anche portare avanti dibattiti eh, che possono rischiare di sembrare strumentali oppure da agitarsi magari con l'avversario politico di turno, oggi interessano meno alle persone. Oggi interessa capire come uscire da una crisi economica e da una crisi occupazionale eh, che stanno veramente gravando e mettendo a dura prova il nostro sistema economico sociale. Questo è ciò che conta. Quindi, come dire, uniamoci bene sui valori, ma poi anche capiamo bene che oggi dobbiamo agire anche su altri fronti. Io faccio per esempio memoria del fatto che il Movimento 5 Stelle abbia introdotto eh, all'interno della Carta Costituzionale la tutela dell'ambiente, ma avrà probabilmente anche riproposto anche la tutela. Del paesaggio e anche di altri valori. Sicuramente è sempre possibile fare un aggiornamento, soprattutto anche per mantenere saldi i valori che già sono espressi e riproposti anche in chiave nuova perché la storia cambia, i valori restano, ma è importante che i nostri documenti fondanti sappiano andare anche dietro la storia perché, come dice Kant, è il diritto che si deve attenere alla, alla vita delle persone e non viceversa. Questo è importante. Approvata nella seduta della prima commissione lo scorso 6 settembre la relazione dell'attività dell'autorità regionale per la partecipazione per gli anni 2020-2021. Il Consiglio si impegna ad attivare forme di rilancio e di implementazione della partecipazione. L'autorità per la partecipazione ha reso la propria relazione, il primo rapporto da prima davanti alla prima commissione e poi all'Aula del Consiglio regionale. Si tratta di un report sull'attività svolta negli anni 2020-2021. Un'occasione per acquisire una serie di dati importanti, ad esempio nel 2021 sono stati finanziate percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350.000 euro. Sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi, l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali. L'Aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'autorità per la partecipazione, ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa, dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio i percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni, o anche un allineamento rispetto alla disciplina nazionale come ad esempio il codice degli appalti. Ma la norma parla chiaro perché ci sono alcune opere eh, importanti, fondamentali, sul quale vi è un obbligo di attivare il processo partecipativo. Ciò che eh, è strano è che oggi su quella parte della norma invece ci si sia attivati così poco. Quindi è evidente che poi eh, anche da parte dei cittadini c'è eh, una tendenza a richiedere questo tipo di supporto. Ecco, su questa fase io credo si debba intervenire maggiormente. Sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa, per armonizzare la legge regionale di riferimento con... Le altre leggi che prevedono la eh, partecipazione, potrei ricordare la pianificazione urbanistica, la gestione dei beni comuni, occorre investire e dare risorse per quanto riguarda la partecipazione. Nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione, ma occorre dargli risorse. Occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale. Noi esprimiamo tutta una serie di perplessità perché, se crediamo davvero nella partecipazione, occorrono risorse e strumenti adeguati. C'è stata questa modifica che oggi consentirà alla Regione di agire e di procedere malgrado il disaccordo dei comuni per quanto riguarda le nomine. Noi abbiamo proposto un emendamento che non fosse più il Presidente della Regione ma un organismo collegiale quale appunto è il Consiglio regionale a fare un ruolo di mediazione e a procedere in caso di non accordo alla designazione e alla nomina di queste figure. È il caso del Gingaro è abbastanza evidente, l'imbarazzo nella maggioranza c'è stato tutto. Noi siamo qui a svolgere in modo adeguato il nostro ruolo di controllori. L'autorità per la partecipazione è fondamentale per la Regione Toscana, è fondamentale per mantenere il dialogo con la cittadinanza e con gli enti locali, ma finora se ha funzionato meno di quello che è stato necessario è stato per due ragioni principali. È stata molto poco finanziata, anzi nel corso del tempo definanziata. E i processi partecipativi invece necessitano comunque di un contributo da parte della Regione per poter essere implementati. E soprattutto il fatto che molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso. Che è, stato possibile, che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non vera e propria partecipazione. Il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati come dovevano essere. Quindi partecipazione sì, abbiamo la legge tra le più evolute e tra le migliori in Italia sulla partecipazione. Ma se non viene alimentata strutturalmente e finanziariamente resta uno strumento che viene sbandierato, non utilizzato e quindi di fatto si riduce a nulla di fatto. E siamo in chiusura, grazie di averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.